Ciao a tutti da Torino Beach. Ho anche i capelli gonfi a causa dell'umidità del mare. Oggi parliamo del passaggio che SiteGround ha fatto su Google Cloud come nostra infrastruttura di hosting e appunto lo facciamo dal punto di vista business, senza parlare troppo delle specifiche del server, perché penso che ragionare insieme su come osservare le tendenze possa aiutare anche a voi come framework per prendere decisioni sul vostro business. Ovviamente se avete domande tecniche fatemele alla fine, sono contenta di rispondere. Io ho sempre dei grandissimi problemi a mandare avanti e indietro le slide negli screen share, ma ce la facciamo. Mi chiamo Francesca Marano, sono la WordPress Community e Partnership Manager di SiteGround. Il mio lavoro prevede moltissima comunicazione con i clienti esistenti e potenziali, in modo che io possa ascoltare le vostre esigenze e assicurarmi poi che i prodotti si sviluppino in base a queste. Quindi questo è il punto di partenza, avere qualcuno, voi stessi anche, che prima di prendere qualsiasi decisione, osservi e ascolti molto attentamente, perché se no facciamo solo delle cose per il nostro beneficio e non quello per beneficio dei nostri clienti, che sono quelli che pagano. SiteGround è nata nel 2004, quindi come potete immaginare abbiamo visto parecchi cambiamenti nel nostro settore in 16 anni. Però oggi vorrei parlare di questa tendenza, diciamo, recente, ovvero perché sempre più fornitori di hosting scelgono di costruire le proprie piattaforme basandosi sui servizi dei grandi fornitori cloud, quindi Google Cloud, Amazon, Alibaba, per dirne tre. Quindi il cloud non è assolutamente nulla di nuovo. AWS è nata nel 2004, come noi, quindi ha 16 anni. Ma negli ultimi anni i numeri dimostrano una crescita molto importante, quindi è diventato un trend. Si prevede che entro il 2025 l'80% delle organizzazioni si sposteranno sul cloud per le proprie necessità e Forrester Research, che è questa mega compagnia di ricerca americana, ha dichiarato già il 2019 come l'anno in cui il cloud è diventato il fondamento sulla famosa digital transformation delle aziende, soprattutto enterprise. Quindi SiteGround all'inizio del 2020 ha spostato tutti i suoi clienti su Google Cloud e ovviamente abbiamo ricevuto un sacco di domande in merito. Alcuni erano contenti, altri non tanto. Quindi usiamo questo caso come esempio delle ragioni commerciali che stanno alla base di una scelta che anche la vostra azienda prima o poi si troverà a fare, piccola, grande, non importa. In questo caso ovviamente si parla di una scelta enorme, perché stiamo parlando di migliaia di server e milioni di domini, quindi sicuramente non una cosa da fare così alla leggera. Si parte dal perché, come al solito, e alcuni dei nostri concorrenti arrivati più di recente sul mercato sono già nati su queste piattaforme. Per noi invece è stata una scelta consapevole e anche francamente dolorosa, perché se passi 16 anni a costruire una cosa, a farla bene e a costruire dei rapporti, fiducia, non è che proprio così dal giorno alla notte dici: ma sì, dai, facciamo questo salto da una cosa che conosco benissimo, che faccio benissimo, che mi ha sempre fatto guadagnare e mi butto nell'ignoto. Quindi abbiamo fatto una buona vecchia analisi SWOT, che non è mai da buttare. Quindi una matrice in cui si verificano forze, debolezze, opportunità e minacce di un'opzione. Spoiler alert, la risposta sta nelle minacce dell'ambiente nel quale ci muoviamo e nelle opportunità invece offerte dal mercato. Una cosa però era chiara fin dall'inizio: il cloud è il futuro. Qualsiasi siano i dati che voi dovete archiviare, un grande progetto di collaborazione o le foto dal telefono, finirete nel cloud. Quindi, senza entrare nei dettagli tecnici, l'hosting tradizionale si basa sulla configurazione proprio di macchine fisiche, quello che in gergo si chiama il metallo. Noi l'abbiamo fatto per 16 anni, l'abbiamo fatto bene, ma ora tutti vogliono il cloud. Quindi, come possiamo restare a passo con i tempi? Cosa possiamo fare per venire incontro a una domanda forte del mercato? Fondamentalmente le strade in questo specifico caso erano due e lo sono in molti casi. Costruire e comprare, in inglese build or buy. La costruzione è costosissima, richiede ingenti investimenti per raggiungere ciò che altri hanno già fatto e stanno facendo bene. Seguire questa strada significa spesso anche cambiare il tuo business, cioè passare a diventare un costruttore di data center, che insomma anche lì, come potete immaginare, ha le sue difficoltà. La seconda possibilità, che è comprare e
quindi creare una partnership può sembrare facile, ma in realtà comporta più rischi. Perché? Cosa succede se il partner fallisce? Tu non hai più il controllo completo della situazione. È un passaggio, abbiamo detto, difficile e costoso. Quindi cosa succede se quel partner poi si scopre che non era poi così affidabile o abusa dei tuoi dati, per citare una domanda a caso che abbiamo ricevuto in molti casi? Allora, la risposta verrà fuori tra anni, non ce la possiamo avere adesso se abbiamo fatto la scelta giusta, però quello che era chiaro è che adesso bisognava farla questa cosa, perché la domanda era veramente forte e prorompente. Quindi, dopo aver valutato diverse opzioni, abbiamo scelto il partner che era più disposto a negoziare con noi alcune cose che per noi erano molto importanti, tra cui ad esempio la protezione dei dati e anche il più veloce a rispondere alle cose che noi vogliamo fare. Quindi le minacce erano chiarissime. Ci sono grandi player sul mercato che possono offrire servizi eccellenti e se tutti li vogliono e noi non li offriamo, abbiamo perso i clienti. Quindi abbastanza facile. Per fortuna le opportunità il cloud offre sono tante e quindi ne possiamo vedere alcune insieme che sono state determinanti per la scelta. Risorse scalabili, cosa vuol dire? Anche qua cerchiamo di dimestificare alcuni termini tecnici. Vuol dire che si mettono insieme un pool di risorse, quindi questo ti permette di ottenere una quantità di risorse che puoi aumentare e diminuire molto facilmente e molto velocemente, e ci consente di raggiungere risultati con un investimento minore, anche di spese generali di gestione. E questa è una cosa che ci tengo veramente a segnalare, perché non dimenticate mai di prenderle in considerazione, perché quelle cubano parecchio sul vostro bilancio di fine anno. Poi, visto che l'80% delle organizzazioni già si basa su questo cloud, la ridondanza dei dati salvati è un'opportunità enorme per costruire sicurezza e fiducia in chi compra, giusto? Anche qua significa, banalmente, tra virgolette, perché non c'è nulla di banale né nella versione metallo né nella versione cloud, che se i dati non vengono archiviati su una singola macchina, quindi se quell'hardware lì ha dei problemi, non importa, si crea una macchina virtuale velocemente e non bisogna passare dal ripristino dei dati, dal ripristino della macchina, dall'attaccamento degli slot fisici, eccetera. A Google Cloud piacciono le nuove tecnologie, quindi hanno sempre l'ultima versione più figa di tutto possibile e immaginabile. Faccio l'esempio del processore, che è una roba un po' più da nerd, ma alcuni di noi anche hanno piacere di sentire queste cose. Al momento questi famosi processori N2 sono una delle robe più potenti e fighe che esiste. Quando abbiamo iniziato a parlare con loro non ce l'avevano, poi l'hanno iniziato ad attivare in alcuni data center, adesso ce l'abbiamo su tutte le macchine. Questo è successo in un arco di tempo brevissimo e senza nessun downtime, di nuovo. Anche qua, perché ve ne parlo? Perché migliorare la velocità del vostro sito non è una roba da fanatici della tecnologia, è una roba di business. Se il vostro sito è lento, la gente se ne va. Se la gente va, voi non siete contenti del vostro fornitore. Se non siete contenti del vostro fornitore, ve ne andate, noi saremo molto infelici. Quindi più velocità per tutti. E infine, cito questo fattore che è molto importante, anche per dimostrare che le scelte commerciali di milioni e milioni e milioni di euro si devono basare anche su ragioni etiche, non solo su ragioni di soldi. E lo cito perché proprio l'anno scorso al Freelance Camp di Roma una di voi mi ha fatto questa domanda sull'hosting cosiddetto green. Io all'epoca non potevo ovviamente raccontare nulla di questa partnership, ma un altro dei motivi per cui abbiamo scelto Google Cloud è l'impegno di Google Cloud a compensare al 100% l'energia usata anche sui propri server e raggiungere la cosiddetta carbon neutrality. Quindi, insomma, va bene il denè, ma anche l'etica ha il suo peso in queste scelte. Ovviamente sono andata lunga perché non importa quante volte io provi col mio timer, poi mi viene in mente una roba da dire che non mi era venuta in mente quando ho fatto le prove, però insomma spero che questa cosa qua vi sia utile per vedere qual è il processo che anche una grande azienda, che è un processo
che potrebbe sembrare semplice, però di fatto è un processo che tutti sono invitati davvero caldamente ad usare per prendere decisioni